Voi eravate convinti che si fosse concluso tutto. Voi eravate convinti che fosse terminata la collezione di Charizard gradati. Invece no, perché 151 non mi ha rubato ancora tutto il tempo, tutto lo spazio, tutti i fondi. C'è ancora attiva la collezione di Charizard gradati. E dopo questa puntata inizieranno a mancarne. Sempre meno. Per fortuna. Come al solito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione, un commento sotto questo video. Abbiamo un obiettivo: arrivare a 20.000 iscritti il prima possibile. E tra un video di Magic, un video di Pokémon, un video di One Piece, sono sicuro che ci potremmo arrivare veramente in tempi brevi. Grazie a tutti per il supporto e la fiducia anche in questo secondo canale. Io oggi ho qua due chicche, ma chicche vere. Una è arrivata ormai da giorni, ma stavo aspettando anche la seconda, prima di aprirla, per fare un video unico in cui vi mostravo entrambe queste carte. E quindi non vedo veramente l'ora di aprirle. Sono super curioso e sono ingolosito. E allora, mentre apro la prima, io vi chiedo, provate a fare una predict qui sotto nei commenti. Fatemi sapere secondo voi quale tipo di Charizard stiamo andando ad affrontare, a sbustare, a controllare, ecco qua. E al contrario, molto bene, così non ci spoileriamo assolutamente nulla. Come al solito, il video diventa un ASMR e cerchiamo di aprirlo perché ho sempre delle difficoltà, non so fare queste cose, mi sono reso conto. Ah, io l'ho già girato, è bellissimo, l'ho già girato e l'ho già visto, è meraviglioso. Allora vi dico che questo è uno dei Charizard secondo me più belli. Non è bello come quello che vi ho già fatto vedere qui sul canale, quel PSA 9 di Neo Promo, quello lì credo che sia il più bello, però questo è un altro molto molto bello e di cui vi parlerò presto in un altro video, ma non qui su questo canale. Sarà un altro canale, sarà una collaborazione che andremo a fare, ma questo è un Charizard veramente stupendo. Non è proprio vintagissimo, nel senso che è quella via di mezzo tra il vecchio e il nuovo. Io però sono innamorato di questa illustrazione. Veramente, la carta in totale mi dà una tranquillità, una sintonia, una serenità. Ecco, serenità è la parola chiave senza uguali. Quindi io adesso provo ad aprire anche così, perché voglio farvela vedere con meno riflessi possibili. È una carta gradata da grad. E ora ve lo voglio girare, ma con un codice per nascondere il livello di gradazione, per nascondere quello che è la qualità effettiva di questa carta, che sembra comunque in condizioni ottimali. Ci siete? Lo giriamo, fatemi sapere se voi possedete questo Charizard qui sotto nei commenti. E quindi, come al solito, 3, 2, 1 e oppala, eccolo qui. Eccolo qui, signori. Un Charizard Delta Special in italiano. Non è quello con lo stamp, che forse brilla un po' di più con le scritte anche in giallo, però questa pataccata qua di stamp, secondo me andava a rovinare terribilmente l'artwork. Andava forse a valorizzare la carta con una foilatura differente, però l'artwork deve farla da padrona. È questo artwork di Charizard, signori, se non è il più bello, è uno dei più belli. Secondo, terzo, quarto, quinto posto nei Charizard più belli delle carte? Non lo so. Non lo so. Perché io non sono amante del nuovo layout delle carte, lo sapete, mi piace più quello un po' più vintage, un po' più retro, un po' più antico. Però un Charizard di metallo ed elettrico è veramente qualcosa di meraviglioso. Poi questa carta, anzi questa intera edizione, ha una storia. Ve la racconterò. Ve la racconterò all'interno di un video appunto in collaborazione con Pokémon Card Artworks. E quindi stiamo parlando di una garanzia da quel punto di vista, dal punto di vista della narrazione. Però ditemi quanto è bella questa carta, quanto è bello questo artwork. E per quanto riguarda invece la valutazione, siamo di fronte al 7, quindi una carta NM, Near Mint. È ovvio che non è un 8, non è un 9, non è un 10. Ma anche questa è una carta molto vecchia, del 2007, che in italiano ha una tiratura abbastanza limitata e quindi mi sento di dire che comunque è una chicca all'interno della collezione. L'ho trovata ad un prezzo abbastanza buono
e ho deciso di aggiungerlo appunto alla collezione dei Charizard gradati. Abbiamo un'altra busta che vi metto così perché è dappertutto, se no vi faccio vedere l'indirizzo, che andiamo ad aprire subito. E se fino adesso in collezione vi ho mostrato sempre solo delle bombe, preparatevi, perché questa qui forse è la più bomba di tutte, la carta forse più di valore che possiedo del mondo Pokémon, ma sarete voi a farmi sapere qui sotto nei commenti. Per chi segue anche il mio primo canale, vi informo che questa carta l'ho acquistata in un'asta su Facebook il giorno in cui ero a giocare la YouTuber League Juventus Inter. Mentre mi recavo allo stadio per giocare la partita, ho fatto l'offerta. Quando è finita la partita, l'offerta era stata superata, l'ho aumentata e mentre tornavo in treno mi sono reso conto di aver vinto quest'asta. Vi dico che questa è una carta che da piccolo ho sempre effettivamente fortemente voluto, ma che non sono mai riuscito ad ottenere. E quindi averla in questa versione, beh ragazzi, è semplicemente qualcosa di meraviglioso. Intanto io vado pianino, perché come potete vedere stiamo parlando di Beckett, che non avevamo ancora visto come casa di gradazione. Ma soprattutto, come potete vedere, è una linguetta, un'etichetta dorata. Sapete che cosa significa questo? Andiamo piano, 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 pianino. Come potete vedere abbiamo il nostro back retro vintage delle carte giapponesi. Anche in questo caso voglio togliere tutto per avere meno riflesso possibile, ma come potete vedere l'etichetta di Beckett dorata rimane e come se rimane. Io credo che Beckett abbia forse il case di gradazione più bello, sicuramente più bello di PSA, probabilmente più bello anche di grad, non ne ho visti altri, ne ho visti pochi, però quello di BGS è veramente bellissimo. E allora preparatevi, perché qui ho da farvi vedere 1, 2, 3, mamma mia, ah, quanto ti ho voluto, quanto ti ho bramato quando ero piccolino. Questa carta qui era una sorta di divinità, perché le carte dei gym leader erano tra quelle più richieste, più amate, però non era così facile trovarle. E non era così facile trovare Charizard, che come ben sapete poi è sempre il riferimento. Blaze Charizard ha un artwork spettacolare, poi è il solito artwork di, e anche a dirlo, Ken Sugimori, è il solito artwork appoggiato, appiccicato su uno sfondo, però è una carta veramente molto bella. Se c'è una cosa che non mi piace, se proprio vogliamo, è che è leggermente decentrata. Vedete che il Charizard di qua c'ha una tagliata per farlo stare dentro tutto, che fa il fuoco, ma tutte le carte del capo palestra non sono centrate come immagine, come artwork. Però perché questa è una chicca? Perché signori, la valutazione di questa carta è di 9.5. 9.5 per una carta del 1999. 9 di centratura, 9.5 di angoli, 10 di bordi e 9.5 di superficie. Stiamo parlando di una carta praticamente perfetta, praticamente immacolata, che per poco non poteva magari portare a casa pure un 10? Chissà, sarebbe stato bello. Forse solo per la centratura? Peccato, ma ha tutte le carte in regola per essere una carta veramente incredibile. E quindi questi due signorini si aggiungono alla collezione. Questo è un 7, questo è un 9.5, ma di due Charizard che secondo me sono veramente meravigliosi. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti e iniziano a mancare sempre meno Charizard all'appello. Ma ho una storia su Shining Charizard da raccontarvi e non è divertente.